La storia di Alessandro Farnese ci riporta nell'Europa del 1500, un'Europa tormentata da conflitti che vedono coinvolti anche il papato, la Spagna, l'Inghilterra e l'Impero Ottomano, che preme minaccioso da Oriente. I resti di Alessandro Farnese riposano qui, nella cripta della Basilica di Santa Maria della Steccata a Parma. Era nato da una famiglia nobilissima e diviene estremamente colto ed è anche molto coraggioso. Il padre è il duca di Parma, quindi inizialmente Alessandro Farnese si stabilisce in questa città con la moglie, Maria del Portogallo, ma la vita di corte lo annoia moltissimo. Il conflitto con gli ottomani gli offre l'occasione di distinguersi e infatti nel 1571 il duca ha un ruolo fondamentale nella battaglia di Lepanto, che è il celebre scontro navale che segnerà la disfatta degli ottomani e la fine dei loro sogni di espansione in Occidente. Per Alessandro Farnese è l'inizio di una carriera brillantissima che lo porterà addirittura a diventare governatore delle Fiandre. Nel 1592 però questa carriera si interrompe bruscamente. Il duca muore appena 47 anni, ufficialmente per una polmonite, ma da subito i contemporanei sospettarono che fosse stato in realtà avvelenato e il dubbio è rimasto per secoli, fino a molto recentemente. Da poco, infatti, l'enigma è stato sciolto grazie a studi dei ricercatori dell'Università di Parma e dei carabinieri del reparto investigazioni scientifiche, IRIS, sempre di Parma. L'occasione per la soluzione del mistero è stata la riesumazione dei resti del duca Farnese e della moglie, Maria del Portogallo. In che condizioni avete trovato i resti? Niente affatto in buone condizioni, perché erano già stati riesumati nel 1812. Inoltre, le ossa, al contrario di quello che ci attendavamo, erano totalmente mescolate tra loro. Quindi il primo passaggio è stato quello di dividerle e attribuirle. Successivamente però ci siamo chiesti chissà che cosa ci possono raccontare di questi due straordinari personaggi dalle vite così diverse tra loro. Soldato lui e da nobildonna dell'epoca lei. Intanto le ossa hanno consentito di ricostruire i veri volti dei duchi. Eccoli. Sono stati ottenuti con uno speciale programma informatico a partire dalla TAC dei crani. La duchessa sembra diversa dai ritratti ufficiali perché questi, come di moda all'epoca, tendevano a rappresentarla somigliante al marito. Ma a raccontare molte cose sono stati i denti. Sono la parte del corpo che resta intatta anche per secoli. I ricercatori hanno ottenuto delle immagini molto dettagliate dei resti, utilizzando anche scanner uguali a quelli che vengono utilizzati dai dentisti per ottenere immagini precise della bocca dei loro pazienti. Tutti questi dati hanno permesso di eseguire la cosiddetta antropologia virtuale, che non richiede più di maneggiare costantemente i reperti, ma che consente di svolgere gli studi su immagini che peraltro restano disponibili anche dopo che i resti sono stati ricomposti nei sepolcri. E in questo caso gli studi hanno portato a informazioni molto interessanti. Alessandro Farnese si trattenne a Parma solo fino a che fu in vita la moglie. In seguito il duca visse quasi sempre nelle Fiandre e le cronache riportano che aveva le stesse abitudini dei suoi soldati. A volte però le cronache non sono fedeli. Magari raccontano che qualcuno era molto spartano per esaltarne le virtù militari. E invece questa volta le cronache raccontano il vero. Alessandro Farnese aveva denti forti e robusti, ma consumati dall'usura. I nostri studi ci hanno permesso di appurare che la natura di questa usura era meccanica, perché gli venivano somministrati gli stessi cibi che assumevano i suoi soldati e questi erano per definizione duri, come pane nero e carne secca. D'altra parte sappiamo dalle cronache che Alessandro Farnese soffriva di una patologia digestiva piuttosto invalidante e quindi avrebbe potuto sovrapporsi anche un problema di reflusso gastroesofageo. Tutta un'altra storia invece per quanto riguarda Maria del Portogallo, che viveva tra gli agi di palazzo e consumava cibi raffinati, particolarmente ricchi di zucchero, non i cibi sani che consumava il marito. I denti di Maria del Portogallo ci raccontano anche un'altra storia, quella dello zucchero.
per un tempo lunghissimo è stato sconosciuto in Europa, ad avvicinarlo a noi gli arabi, che commerciavano con l'Oriente, dove era coltivata la canna da zucchero. Lo zucchero comincia a essere usato dapprima nella penisola iberica, da dove veniva la duchessa, che a quanto sembra non se lo fece mancare. Diversi dei suoi denti sono cariati, quelli residui, perché la nobile soffrì anche di una grave parodontite, un'infiammazione della bocca che le costò la perdita precoce di numerosi denti. Denti a parte, le cronache ci dicono che Alessandro Farnese trascorse gli ultimi anni della sua vita non certo in salute. Soffriva di gotta e a confermare i problemi di digestione c'è anche lo stato disastroso in cui vennero trovati i suoi organi interni al momento dell'autopsia eseguita subito dopo la morte. Tutto questo però non basta certo a dissipare i sospetti che a dargli il colpo fatale non sia stato un avvelenamento. Per raccogliere nuovi indizi a questo proposito sono intervenuti i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche, i RIS, di Parma. Il duca aveva moltissimi nemici. Sicuramente in molti lo avrebbero voluto morto. I veleni nel Rinascimento erano uno dei modi preferiti per liberarsi dei nemici e a essere prediletti erano soprattutto sostanze come l'arsenico. Però quando vengono assunte queste sostanze lasciano tracce nelle ossa e voi oggi sareste in grado di rilevarle. Infatti abbiamo analizzato alcuni frammenti delle ossa di Alessandro Farnese con questo strumento che è un microscopio elettronico a scansione che ci consente di rilevare tracce anche piccolissime di metalli pesanti all'interno dei nostri reperti. Però tracce di arsenico non ne abbiamo rilevate. Abbiamo rilevato invece delle tracce di piombo che sono però da ricondurre alla cassa in cui erano contenuti i resti. Più interessante è il fatto che abbiamo riscontrato nei campionamenti effettuati sulle ossa del braccio alcune tracce di particelle di rame e zinco. Rame e zinco sono componenti dell'ottone e la loro presenza è stata accolta con grande interesse dagli studiosi. È la conferma di un fatto molto importante, tra l'altro riportato anche dalle cronache dell'epoca. Alessandro Farnese, qualche mese prima di morire, fu colpito da un colpo di moschetto, la cui pallottola, penetrata a livello del gomito, si è arrestata a livello del polso. Ferita che peraltro successivamente si è infettata e dalla quale Alessandro non è guarito mai del tutto. Per estrarre la pallottola sono stati utilizzati gli strumenti chirurgici dell'epoca e noi abbiamo ipotizzato che a lasciare le tracce di ottone sugli ossicini del polso siano stati proprio questi strumenti, perché erano decorati con decorazioni in ottone. Insomma, dopo oltre 400 anni, le indagini ci restituiscono un ritratto dettagliato, quello di un uomo pronto fino all'ultimo a combattere nonostante la salute sempre più precaria. Un uomo che forse i nemici non sarebbero riusciti a sconfiggere se non fosse stato vinto da cause naturali. Oggi le tecniche di indagine scientifica sono sempre più avanzate ed è incredibile quante informazioni ricercatori e investigatori possono ottenere anche da piccolissimi indizi, persino quando si riferiscono a fatti avvenuti secoli fa. Ora, nel caso di Alessandro Farnese non è emerso nessun delitto irrisolto, però questi studi ci hanno consentito di capire qualcosa di più su grandi personaggi del passato, persino sulle loro abitudini quotidiane. Non è la macchina del tempo che ci riporta direttamente in epoche lontane, ma gli assomiglia.